il libretto della cosa, glielo so pure la sigla, lo vai dicendo un po' agli amici, se c'hai un 85 del Revival, sì, i libricini, 90 e 2002, io quando sono scasetto, quello lo sanno, non sono scasetto, se ti accaccia, ma manca se trovo. Io ti ho mostrato di se ti cacchi 85, 90, 90 e 2012. 2012. Se ti serve qualcosa, io qualche doppione ce li ho. No, io ho tanti anni. A me mi serve i primi anni che non c'ho. Va bene. I primi anni, se c'ho qualcosa, te lo do, perché io di solito ne prendo sempre due, no? Parliamo di altro. Dimmi. Che cosa bolle in pendola? Nel senso, il comune che sta a fare? Che non i bisognini si lamentano per l'acqua, la luce, l'uvene e la gazzosa. Allora, come, queste cose sa, a noi ci interessa che non è di nostra competenza. L'unica cosa che ti posso dire è che per quanto riguarda le opere pubbliche, se no che cosa ti devo dire? Non so diciamo, che ci sta? Allora, le opere pubbliche noi adesso stiamo aspettando. Sempre così mi dici, stiamo aspettando. Però ce lo comunico. Il comune è tre anni che sta ferma. No, è bloccato. Non è vero. Non così dicono i cittadini. Non è vero. Non lo dico, io parlo a nome di. Abbiamo fatto. A nome dei vicendini. E come fate? Abbiamo fatto tanto. Elenco. Allora, se mi raccomando, tu lo sai che è stato ultimato nella nostra amministrazione, no? Quindi tutte le strade delle campagne sono state rifatte quasi totalmente, che dopo le ultime avversità di quest'anno un pochettino di frane ci sono state, smottamenti ci sono state, buche si sono verificate perché i nostri contadini sono anche dei poco corretti nel riguardo di quello che uno fa all'amministrazione, hanno fatto con i trattori, hanno seguitato a rifare le buche su i tratti che noi abbiamo asfaltato, perché tu sai benissimo che sull'asfalto non ci puoi che le trattiamo, ci devono andare con i pattini, punto primo. Punto secondo, abbiamo avuto delle comunicazioni molto importanti per quanto riguarda l'edificio comunale che deve partire l'appalto, c'è stato 1.300.000 euro, abbiamo avuto anche una sovvenzione effettiva, io ti parlo di quello effettivo, quindi si devono fare solamente gli appalti effettivi per quanto riguarda le scuole medie, avevamo pensato di rimettere in un unico cioè un pezzo del nostro territorio, avevamo pensato giù su Alcutuchillo, praticamente quel pezzo di terreno che è libero, che lo volevamo fare, però comprendendo là, facendo quei soldi che ci abbiamo uno per la scuola elementare e uno per la scuola media. Allora, a questo punto abbiamo pensato che non ci riuscivamo con questa idea che avevamo, quindi mo aggiustiamo sia la scuola elementare, la parte di sotto che tu sai benissimo, ci sei andato parecchie volte, che è completamente fatiscente, diciamolo così, va bene, quindi vogliamo rimettere a posto tutta la scuola elementare e la scuola media lo mettiamo in sicurezza totale, va bene. Per quanto riguarda la chiesa ormai è la realtà perché stanno lavorando, va bene, anche se adesso è successo un inconveniente, questi ultimi 2-3 giorni che hanno con la gru hanno abbassato un pochettino la croce, anzi se lo riprendi mi fai una cortesia. E più adesso stiamo aspettando che ci arriva la comunicazione definitiva, ma penso che è questione di giorni, per quanto riguarda la strada di San Martino, che lo rifacciamo completamente, 210.000 euro. L'appalto dovrebbe partire prima della fine dell'anno, va bene? Più adesso stiamo presentando un progetto alla Regione Abruzzo, lo dobbiamo presentare entro la fine di questo mese o quantomeno ai primi di novembre, perché con l'assestamento di bilancio della Regione Abruzzo ci hanno promesso politicamente che ci danno i soldi per quanto riguarda la pavimentazione da giù alla casa di Anacleto, dove abitava Anacleto, va bene, il povero Anacleto, fino qua su alla rotonda, va bene, con tutti i sottoservizi. Il costo complessivo lo stiamo già ci stiamo adoperando, arriverà a 1 milione di euro, però ci hanno consigliato per questo 1 milione di euro di dividere in due tranche, sarebbe una prima tranche e una seconda tranche, la prima tranche arriverà fino a qua, la seconda tranche da qua fino giù a Anacleto. Queste sono le opere più principali. Dopo, l'unica cosa che abbiamo fatto in questi ultimi tempi, però non si nota a Bisendicendo, perché la critica dove ci sta politicamente... Ma i bisendini dicono che Antonio Doraccio è vice sindaco al comune e sindaco nel paese, nel territorio, però non funziona come sindaco. Se riusciamo a fare la presentazione con tutti i sottoservizi che ti stavo dicendo poc'anzi, va bene, noi già abbiamo ridato un volto ben preciso a Bisendicendo. E adesso il campetto partirà a giorni, campetto polisportivo, quindi sarà aggiustato come si deve. Già ci siamo adoperati con l'avanzo di amministrazione, perché finalmente è uscita la legge a livello nazionale che possiamo adoperare una parte, una buona parte, una cospicua parte dell'avanzo di amministrazione che abbiamo, va bene, per metterci quegli
giochetti obsoleti che praticamente devono essere sostituiti per i nostri bambini, ma non solamente per i nostri bambini, anche per i bambini della guardata. E qua devo sprecare una parola contro la banca cooperativa, perché io ho chiesto a suo tempo al presidente, quindi l'ho mandato un contributo, perché tu sai benissimo che quando facciamo 5.000 deplianze per quanto riguardava Bisenzi, in italiano e in inglese, che è stato portato in tutta Italia e nel mondo intero, va bene, da praticamente da 10.000 euro che avevo chiesto, non è che avevo chiesto una somma eccessiva, va bene, perché negli altri comuni la banca della Vallata, va bene, la banca cooperativa di Castiglione ha dato dei cospicui fondi sia per comprare macchine a Castiglione Messara di Monte, all'amministrazione comunale, e la realtà, va bene, e l'hanno dato pure al comune di Montefine e altri comuni, a noi non ci ha dato niente. Io avevo chiesto solamente 10.000 euro che compensava, caro presidente della cooperativa, della banca cooperativa, ce lo dovevi dare 10.000 euro, perché erano per i bambini non solamente di Bisenzi ma di intera Vallata, che tu come pensai vengono tutti quanti i bambini di tutta la Vallata, non ci hanno dato, ma ce lo mettiamo noi con i soldi che abbiamo a disponibilità del bilancio. Disponibilità del bilancio è quello che si sa, più di tanto non possiamo fare. Ci siamo trovati anche in difficoltà per quanto riguarda l'elettricità, che l'impiegato che faceva sia l'operaio di scuola per i bambini, no? Sarebbe Nicola Pierannunzi, se n'è andato in pensione nel mese di febbraio, cioè è andato in pensione prima perché doveva scontare in un certo qual modo le ferie che aveva già maturato negli anni precedenti, se n'è andato in pensione e abbiamo avuto difficoltà enormi per fare un nuovo contratto, però non ce lo permetteva il bilancio. E ci sta un pochettino di lamentela, come hai detto tu all'inizio della trasmissione, praticamente dell'inizio, che le luci ci sono un pochettino di mancanza di manutenzione in alcuni punti anche di Bisenzi Centro. Va bene, tu lo sai benissimo che io per il Bisenzi Centro, l'accordo che avevamo fatto a livello di accordo politico tra me e Enzini, io gli dissi: Enzini, tu ti occupi della campagna, io mi occupo del paese. Purtroppo se io sono venuto meno, non sono venuto meno perché non mi sono interessato, perché se succede qualcosa dai nostri compaesani che risiedono nel centro storico oppure nel circuito di Bisenzi Centro, io sono sempre presente 24 ore su 24, dico anche la notte, perché molte telefonate arrivano alle 11, 11 e mezza, mezzanotte, oppure la mattina alle 5 e mezza, alle 6. Vabbò. In tutti i modi io cerco di venire in conto, però il bilancio comunale è quello che è. Le tasse da parte mia, essendo anche responsabile dell'ufficio commerciale, praticamente dell'ufficio finanziario, non posso mettere le tasse perché già siamo gravati di troppo. Io mi sto interessando di tutto quello che possa essere la collettività, per le problematiche che la collettività mi dice, però più di questo non posso farlo. Lui, ti dico sinceramente, io ci metto il cuore, l'anima, l'impegno e tutto, io ho tralasciato la famiglia e tutto per andare avanti, portare avanti le questioni del comune. Più di questo non posso fare. Se ci sta qualcuno che mi vuole sostituire, ben venga, perché io sono ben lieto di lasciare. Fra due anni. Ma chiunque, ma anche adesso. Anche adesso. Non ci sta problema. Se usciamo vuole aiutare, benissimo, perché io recepisco tutte le istanze dei nostri concittadini. Non è che ne faccio una questione politica. Per me i cittadini sono cittadini. Tutti uguali. Sono tutti uguali. Usciamo dal municipio. Forse mi sono dimenticato di qualche cosa che ti devo dire. Aspetta un momento, fammi ripensare bene, però per voi. Quindi Campetto te l'ho detto, San Martino te l'ho detto, la questione del campanile te l'ho detto, della chiesa te l'ho detto, le scuole te l'ho detto. Ma un sindaco, il sindaco di Bisenzi che lascia il suo territorio, una pavimentazione. Pavimentazione, possiamo fare solamente questo, che noi non abbiamo fondi per poter aggiustare la pavimentazione. Però la pavimentazione, tu sai benissimo, che si è andata deteriorando nel momento in cui è iniziato il terremoto con i camion e tutto. Lamentano i cittadini, sì, bisogna sistemare i piccioni. Bisogna i piccioni già l'abbiamo fatto negli anni passati, non so se ti ricordi, abbiamo messo anche nelle zone un pochettino limitrofe, nelle zone collinari, abbiamo messo delle raccolte, sono dei prodotti che praticamente non potevano procreare, si potevano andare a mangiare là. È stato un fallimento completo. Stiamo provando, perché là è una questione che si deve interessare non tanto io l'ho sollecitato, sì. Il sindaco è veterinario, è lui che mi dà l'input, se dopo lui non lo vuole fare io lo farò con da tanta solo, buona volontà da solo. Però mo stiamo vedendo come possiamo fare. Le necessità sono queste, diciamo così, se andiamo a stringere. Altre cose non ce ne stanno. Dobbiamo essere contenti che noi siamo stati riusciti a avere 1 milione di euro per quanto riguarda l'estate esterna. Mo per l'estate interna abbiamo presentato
quel progetto, stiamo per presentare quel progetto con 1 milione di euro. Per quanto riguarda la campagna, stiamo cercando di operarci in meglio, cercando di, perché non so se l'hai notato, tutte le buche in campo di pizza, è stato l'acqua addosso. Sì, l'esterno è evidente. L'abbiamo fatto, esternamente l'abbiamo fatto. Per Bisenti io mi sto battendo insieme al sindaco, in tutta l'amministrazione, affinché riusciamo a ottenere questo per la presentazione. Una volta che riusciamo a ottenere questo per la presentazione, io penso che le cose possiamo fare. Ci stiamo adoperando, però questo è un progetto che stiamo partendo, non so se ce la facciamo per il prossimo anno, per riuscire a aprire anche la famosa piscina. Stiamo adoperando in meglio. Vediamo quanto è la spesa complessiva, vediamo che cosa possiamo fare. Però i mutui non li possiamo fare perché abbiamo un bilancio molto ristretto. Capito? Ma questo è quello che ti posso dire. Usciamo fuori dal municipio, sì. L'altro giorno è venuto Tonino Vespertino, sì, così mi hanno detto. Sì. Che è venuto a fare? A salutare i parenti soltanto? No, era il mio 50esimo anno di matrimonio e ho invitato, purtroppo mia moglie non lo voleva fare, questo lo posso dire pubblicamente, voleva fare solamente io, mia moglie e i miei figli. Dopo, con l'aiuto del parroco che è venuto, perché lui c'ha nella chiesa parrocchiale praticamente, non nella parrocchia, c'ha tutti gli elenchi di quelli che fanno 25 anni oppure 50 anni, è venuto là solo e dice: ma come non vai alla festa? Quella alla fine siamo riusciti a fare solamente i parenti di mia moglie. Okay. Gli amici sono solamente 2 amici che non potevo fare a meno, che erano amici sia miei che di mia moglie. Io volevo invitare tutti quanti, specialmente te, Silvio, insomma, tutti gli amici della Costa, d'altronde io a Bisenti, sono amico di tutti quanti, magari ci sarà uno o due che non ci parla, che non mi possono vedere per una questione politica, però l'intenzione mia era questa, ho detto no, io non voglio fare, mia moglie è molto schiva per queste cose, molto... si emoziona e tutto, infatti faceva una cosa molto ristretta, a me mi dispiaceva tanto e perciò in quell'occasione Tonino è venuto. È venuto, ma non solamente Tonino, cioè i parenti mia moglie. Riferiremo alla cittadinanza. Io chiedo alla cittadinanza, chiedo agli amici di tutta la cittadinanza, li volevo invitare perché per me era un momento bellissimo, no? Volevo che si facesse una festa tutti quanti insieme, però mia moglie è stata molto ristretta.